Un database di profili e molestatori. Il Giminto, ovvero il Partito Liberal Democratico alla guida del governo, sta considerando una proposta di legge per la sicurezza dei minori. Si tratterebbe della versione giapponese del DBS, Disclosure and Barring Service britannico, mirata a controllare i precedenti di reati sessuali dei dipendenti che lavorano a contatto con i bambini. Il piano prevede la creazione di un database statale che verrebbe utilizzato per verificare i precedenti delle persone impiegate in ambiti sensibili, come scuole e asili nido. Gli istituti dovrebbero quindi verificare la presenza o meno dei loro dipendenti in questo database e verrebbe istituito invece un sistema di certificazione volontaria per i doposcuola e i club sportivi, però almeno sarà possibile per i genitori vedere chi aderisce e quindi controlla il proprio staff e chi non lo fa. Le persone colpevoli dei reati suddetti resteranno nel database per 20 anni dalla fine della pena per i reati penali e per 10 anni nel caso di reati meno gravi come molestie e voyeurismo. Ma ci sono spinte per avere entrambi per 20 anni in modo tale da garantire una maggiore sicurezza per i bambini, necessitando la prevenzione dei crimini sessuali una particolare attenzione. Le varie scuole poi saranno tenute a fare formazione sulle questioni legate ai crimini sessuali al proprio personale e a intervistare i bambini per identificare tempestivamente eventuali situazioni a rischio. Inoltre sarà anche necessario creare un ambiente in cui i bambini possano sentirsi liberi di chiedere aiuto e supporto, anche se non è ben chiaro come questo verrà fatto. Durante il processo di ricerca di un nuovo dipendente, poi, il protocollo prevede che il candidato possa essere informato precedentemente del risultato dell'indagine e avrà quindi la possibilità di ritirare la propria candidatura senza che le informazioni sui suoi reati vengano divulgate alle strutture interessate. Il sistema prevede anche sanzioni per l'eventuale divulgazione non autorizzata di informazioni sui precedenti penali dei dipendenti, perché va bene proteggere i bambini, ma si deve anche evitare il linciaggio di chi ha già scontato la pena. Il governo si prepara ora a presentare il disegno di legge alla dieta dopo aver condotto colloqui e consultazioni con esperti del settore. Questa proposta di legge, se passerà, rappresenta un importante passo avanti nella protezione dei minori dai crimini sessuali, sperando di fornire un ambiente più sicuro e protetto per il loro sviluppo e benessere, poiché di notizie di reati fatti in strutture a cui le famiglie affidano i loro figli, se ne leggono e come.